Lo strumento gratuito File Manager è disponibile dal pannello di controllo del dominio e ti permette di visualizzare, caricare, scaricare, cancellare, ripristinare file da backup all'interno del tuo spazio web, senza l'utilizzo di un client FTP. In questo tutorial ti mostrerò le principali operazioni eseguibili tramite l'utilizzo dello strumento. Per iniziare, collegati all'indirizzo admin.aruba.it. Nei rispettivi campi inserisci il tuo username @aruba.it, la relativa password, il codice di controllo mostrato nell'immagine e accedi. Se al tuo username è associato più di un dominio, devi indicare il nome del dominio che vuoi gestire. Diversamente, l'accesso avviene direttamente al pannello di controllo. Dal menu di sinistra seleziona la voce con il nome del tuo servizio. Clicca sulla voce File Manager. A questo punto, l'accesso al tuo spazio web è avvenuto. Creare una cartella o un file. Per creare una cartella, dalla barra degli strumenti clicca sul pulsante indicato, oppure clicca sul tasto destro del mouse e seleziona dall'elenco la voce Nuova cartella. Inserisci il nome della cartella nell'apposita sezione. Ti informo che è sconsigliato l'uso di caratteri speciali e di lettere accentate nel nome di una cartella o di un file. Clicca il tasto Invio sulla tastiera per confermare. La cartella è stata creata ed è così visibile in elenco. Per creare un file, dalla barra degli strumenti, clicca sul pulsante indicato, oppure clicca sul tasto destro del mouse, poi sulla voce Nuovo file e nel menu che compare seleziona il tipo di file che vuoi creare. Nel caso in cui tu voglia creare un file all'interno di una cartella specifica, accedi alla cartella prima di creare il file. Inserisci quindi il nome del file e la relativa estensione nell'apposita sezione ed infine clicca il tasto Invio sulla tastiera per confermare. Il file è quindi visibile in elenco. Rinominare una cartella o un file. Per rinominare una cartella o un file, seleziona la cartella o il file da rinominare. Dalla barra degli strumenti in alto, clicca sull'icona indicata oppure sul tasto destro del mouse e seleziona la voce Rinomina. In alternativa, se preferisci, puoi utilizzare i tasti di scelta rapida. Ad esempio, se utilizzi Windows, ti basterà cliccare il tasto F2. Inserisci il nome che desideri e clicca sul tasto Invio dalla tastiera per completare l'operazione. Modificare un file. Per modificare un file con File Manager, seleziona il file da modificare. Dalla barra degli strumenti in alto, clicca sull'icona indicata, oppure sul tasto destro del mouse e seleziona la voce Modifica file. Nel menu che compare, scegli in quale modalità desideri visualizzare il file per procedere alla modifica. Modifica quindi il file dalla finestra che si apre e clicca Salva e chiudi per confermare le modifiche eseguite e chiudere la finestra. Eliminare una cartella o un file. Per eliminare una cartella o un file con File Manager, seleziona la cartella o il file che vuoi eliminare. Dalla barra degli strumenti in alto, clicca sull'icona indicata, oppure clicca sul tasto destro del mouse e dall'elenco seleziona la voce Elimina ed infine conferma l'operazione. Ti informo che, se il nome del file o della cartella contiene un carattere speciale, sarà impossibile procedere alla sua eliminazione. È buona norma che i nomi di file e cartelle contengano solo lettere non accentate, numeri e spazi, evitando apostrofi, accenti, caratteri di interpunzione e caratteri speciali come parentesi, simbolo del dollaro o la E commerciale. Nel caso in cui l'eliminazione non vada a buon fine, ti consiglio di aprire una richiesta di assistenza attraverso il portale assistenzaclienti.aruba.it. Per svuotare una cartella del suo contenuto, clicca sull'icona indicata, oppure clicca sul tasto destro del mouse e dall'elenco seleziona la voce Svuota la cartella. Nella finestra che si apre, conferma l'operazione. Eseguire l'upload e la compressione di un file. Per comprimere un file, seleziona il file che desideri comprimere. Clicca sul tasto destro del mouse, dal menu che appare, clicca Crea archivio e scegli poi l'estensione che preferisci tra quelle proposte. Digita un nome per il nuovo file compresso appena creato, oppure clicca sul tasto Invio della tastiera per mantenere il nome del file di origine. Per caricare uno o più file con File Manager, posizionati sulla cartella principale del dominio, nota come Root, oppure seleziona la cartella su cui desideri caricare il file. Dalla barra degli strumenti in alto,
clicca sull'icona indicata, oppure clicca sul tasto destro del mouse e seleziona Carica file. Nella finestra che si apre, puoi trascinare il file da caricare o inserire l'URL dell'elemento, oppure puoi utilizzare i rispettivi pulsanti Seleziona file da caricare o Seleziona cartella per caricare l'elemento salvato in locale. Assegnare e modificare i permessi di una cartella. Per concludere, ti mostrerò come assegnare e modificare i permessi di una cartella. Seleziona la cartella a cui desideri assegnare o modificare i permessi. Dal menu in alto, clicca sull'icona indicata, oppure clicca sul tasto destro del mouse e seleziona la voce Modifica permessi. Dalla finestra che viene visualizzata, ti è possibile impostare i permessi che desideri. Clicca su Applica per salvare le modifiche. La modifica dei permessi può essere effettuata solo ed esclusivamente per una cartella o un file alla volta. Per modificare i permessi per più di un file o di una cartella, devi attendere che sia terminato il processo precedente prima di richiedere il successivo.